Da 5 anni oramai la città di Mesagne, su iniziativa della locale Proloco, premia i mesagnesi che si sono particolarmente distinti in Italia e nel mondo nei diversi campi della società civile. Lo fa attraverso una manifestazione organizzata con il patrocinio della Regione Puglia, della provincia di Brindisi, della città di Mesagne e della Camera di Commercio di Brindisi in collaborazione con il gruppo giovane imprenditore di Confindustria Brindisi. Questa è una manifestazione che la Proloco ha ideato nell'anno 2001, in un periodo di rinnovamento, di rinascita della società mesagnese dopo anni purtroppo, come è noto, un po' bui per la nostra comunità. Abbiamo pensato di andare alla ricerca di quelle che sono le positività esistenti nella nostra realtà, per cui abbiamo pensato di andare alla ricerca di quelle persone, di quelle individualità che si erano distinte in vari campi di interesse dell'operato umano, nei più diversi campi di azione, dallo sport alla cultura, l'economia. E via via a questi premi sono stati aggiunti ulteriori premi speciali. Quest'anno infatti è stato introdotto, in seguito alla collaborazione con la Gazzetta Mezzogiorno, un ulteriore premio. Per cui accanto ai mesagnesi illustri che di anno in anno andiamo a individuare, andiamo a segnalare e a premiare, quest'anno ci sarà un premio speciale anche rivolto ad un non mesagnese che però, trasferitosi a Mesagne, ha operato e profondamente inciso nel tessuto socio-economico della nostra cittadina. E c'è una collaborazione con Confindustria Giovani che è nata nel corso degli anni, e questa collaborazione ha portato anche alla creazione di un premio rivolto a giovani che si sono distinti in campi particolari. Quest'anno il campo che ha interessato questo premio è il campo dell'economia. È stata premiata l'avvocato Assunta De Cillis, che come è noto è direttore delle cantine Due Palme. Pur essendo appena quarantenne, ha comunque alle spalle un grosso bagaglio di esperienze, e comunque, considerata anche la sua giovane età, ha ancora tante opportunità e tante esperienze da affrontare. Quest'anno, questa è un'altra particolarità dell'edizione, della quinta edizione, abbiamo ritenuto di assegnare questo riconoscimento alla memoria di Antonino Mingolla, un nostro concittadino che purtroppo è rimasto vittima nel 2006 di un incidente sul lavoro. Questo vuole essere un riconoscimento ed una pubblica segnalazione di una realtà che è quella sugli incidenti sul lavoro, che purtroppo di anno in anno provocano tante vittime. In questo abbiamo trovato una comune sensibilità anche con la Confindustria Brindisi, in particolare la sezione dei giovani imprenditori, i quali si sono anche spesi su quella che è l'etica del lavoro e hanno organizzato una serie di corsi rivolti proprio alla sicurezza sui posti di lavoro. Noi riteniamo che debba essere comune interesse tanto ai lavoratori quanto agli imprenditori la sicurezza sui luoghi del lavoro. La vicenda di Antonio Mingolla vuole essere emblematica di tanti altri mesagnesi che questa sera noi ricordiamo, che purtroppo hanno perso la vita lavorando. Appena si è impacciata, da si è firmata e non si è ritirata. Ci pensa agli premiati come erano emozionati, capisci quelle lacrime che non hanno sciolati, specie quando lo premio hanno pigliato, guardando un cielo e a ci l'hanno dedicato. Hanno pensato a cerca non ci stava, ma chi da sopra si li sta guardando. Sono così belle, emozionanti assai, e grazie alla Proloco che ancora in vita. Grazie Emanuele, che scrivono, grazie. Serrami, su tale talente, fammi forse. Mi permette intanto di ringraziare. Il Palma d'Oro Mesagnese, quindi momento importante, Palma d'Oro Mesagnese all'economia, al dottor Angelo Guarini, per il sostituibile ruolo svolto. Professor Carmelo Formica, per avere con la sua lunga ed infaticabile attività didattica e scientifica formato numerose schiere di giovani, aprendole a nuovi orizzonti, alla memoria di Antonino Mingolla, uomo, padre e lavoratore. Il presidente della Enel Brindisi, la squadra di basket, New Basket Brindisi, ed ecco il premio Palma d'Oro Mesagnese 2008 a Veronica Calabrese. Non ho sentito, è giusto, certo. Dico, una grande rappresentanza di donne quest'anno in questa quinta edizione, questo ci fa molto piacere. Bene, foto ricordo, quindi in favore di tutti i flash,
di tutti gli obiettivi per suggellare così questa quinta e tutti i premiati per la loro straordinaria cortesia, il loro impegno e naturalmente l'impegno a far sempre meglio e come dicevamo precedentemente lo